Quinta corsa, abbiamo il numero 1 Superbia da Claudia, cavalla grigia montata da Jonathan Bartoletti, casacca azzurra con le stelle gialle. Il numero 2 dovrebbe essere Riccardo Sulis con Teresina Mia. Poi avremo Sunto, Sure, Osama Bin Resta e Lauretta Mia, quindi abbiamo già una batteria di cavalli interessanti. Ecco che entra Teresina Mia, casacca bianca con rombi rossi, e la volta di Sebastiano Murtas, bianco-nero, la sua casacca che monta Assunto, numero 3 di coscia. Poi Carlo Sanna con Sure, casacca bianca con le righe incrociate viola. Poi la volta di Enrico Bruschelli che monta Osama Bin, uno dei cavalli più anziani del protocollo, 11 anni per Osama Bin. 15 c'è Resta con Giuseppe Zedde, la sua casacca a righe rosa e azzurre, non è valida, non è valida ragazzi. Poi sarà la volta di Andrea Coghe di rincorsa con Lauretta Mia. Ho l'impressione che sarà una batteria divertente questa. Intanto Bartoletti, che doveva essere allo steccato, si è fermato invece un po' più in alto. Allo steccato si è messo Sunto, poi c'è Sure, quindi Teresina Mia, tutti in ordine sparso, Osama Bin. Quindi abbiamo Sunto, Sure, Teresina, Osama, Resta con Giuseppe Zette, Superba e di rincorsa Lauretta Mia con Andrea Coghe. Ha perso contatto con il canape Sure, così come Sunto, Osama Bin di traverso, Resta è girato, l'unico che è in posizione, ecco, forse. Ci risiamo, niente, Sunto ha perso posizione, Sure lo stesso, passato un camion e ci ha riempito di polvere, è passato un van di cavalli, ci ha impolverato ben bene. E non è valida neanche questa ragazzi, non è valida manco questa, stasera allenamento alle mosse non valide, Stasera l'allenamento è questo, mosse non valide, perché anche questo serve nel percorso addestrativo del cavallo da palio. Allora, ci risiamo dentro i canapi, se si parte non si sa, questo non è detto, però le giornate sono molto lunghe, quindi abbiamo tutto il tempo necessario. Per vedere che succede, allora ricordiamo che vediamo che allo steccato c'è Sunto, che dovrebbe essere terzo, poi c'è Osama, non è valida neanche questa? Neanche questa? No, ragazzi, no! Non è valida neanche questa. Risuono tutti dentro i canapi e questo è già il primo passo per poter vedere questa batteria. Con Sunto, Sure, Osama, Teresina, Superba e Resta e di rincorsa Lauretta Mia. Mamma mia, Sunto com'è? State un po' calmi, su, invita la calma anche il mossiere. Oddio. Ecco. Gingillo si mette di fronte all'ingresso della rincorsa, vediamo se si riesce a tranquillizzare Murtas, mi sembra molto agitato. Teresina è rigirata, Resta, Osama, sono pronti, questa volta è valida, via, bella partenza di Osama Bin e Resta.
che escono velocissimi dai canapi. Questa volta non hanno fatto partire il Bartoletti, incredibile, che gira con difficoltà, mentre gira benissimo Zamabin insieme a Resta. Dietro c'è Sure, dietro ancora superba da Clodia, e Lauretta Mia che comincia la sua corsa per... Intanto rallenta forte Zamabin, e dietro è costretta a rallentare anche Resta. Ha ripreso il cavallo in mano Enrico Buschelli e si fa raggiungere dall'esterno da Resta e poi riparte alla carica. Quindi in questo momento è Giuseppe Zed che si porta in prima posizione con Resta, intanto viene forte da dietro Lauretta Mia che è già in terza posizione, gli altri inseguono e basta. E questa volta Bartoletti sta facendo tutti e tre i giri, perché siamo al terzo giro e continua a galoppare, ed è sempre Resta che fa l'andatura e comincia a guadagnare terreno dietro Osama Bin, Lauretta Mia, Sure, invariate le posizioni per il momento, ma dall'esterno l'attacco di Lauretta Mia, mentre Osama Bin rallenta, Bruschelli riprende il cavallo in mano ed è Resta che va a vincere facile dietro Lauretta Mia che non ha fatto neanche una goccia di sudore. Poi Sure con Carlo Sanna.